Basta fare un passaggio in auto sulle strade che costeggiano i campi della nostra zona per notare estese pozze d'acqua ricoprire decine e decine di metri quadri di terreno. La terra è satura, non è più in grado di assorbire la notevole massa d'acqua che per le piogge e lo scioglimento della coltre nevosa si è trovata a ricevere. Ne è la riprova di ciò quanto successo a scantinati e garage nella zona della Tombaccia alcuni giorni fa, sommersi da diversi centimetri d'acqua e con le pompe che entrano in azione giorno e notte. Oggi è la zona di Meta Aurelia a pagare un prezzo salato per questo fenomeno. Siamo stati in un caseggiato a ridosso della nazionale, dove a causa di un cortocircuito durante la notte le pompe si sono fermate. E così, da pochi centimetri d'acqua stamattina, gli abitanti si sono ritrovati con oltre 60 centimetri d'acqua e locali completamente invasi dall'acqua, con mobili suppellettili completamente e irrimediabilmente danneggiati. È successo che stamattina alle 6 mi sono svegliata e mi sono trovata allagata, tutta la casa allagata. Casa è una settimana, che facciamo avanti e indietro con questa acqua? Ora non ne possiamo più, guardi. Una settimana intera di questa situazione? Sì, una settimana, perché abbiamo cercato di togliere l'acqua, poi niente, non funzionano le pompe, siamo senza luce in casa, non sappiamo più cosa fare. Quindi una situazione... Quanti siete qui in questa zona? Sono 4 appartamenti, ma uno di Milano che non c'è qui e dopo c'è il mio e una signora che è andata via. Anche lei c'ha acqua? Sì, c'è 60 cm di acqua, c'è una moto sotto, non lo so che fine ha fatto. Ma è la prima volta? L'acqua così alta, sì. Sul posto è arrivata anche con un mezzo speciale una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano che dall'inizio della settimana compie interventi simili a decine e decine durante tutto l'arco della giornata.